Oh, la Luciadores e impavidi sudditi del re Silverius, ben ritrovati dal vostro re Silverius. Perché dico re? Perché ho farmato un pochino e mi sono comprato la corona di Volnir, va bene? Ok, praticamente stanotte, con la scusa che sono dovuto stare sveglio, voluto stare sveglio, perché se voglio vedermi la diretta del wrestling devo starmi sveglio, ne ho approfittato per farmare. Farmare facendomi la boss fight all'infinito, praticamente quella del re. Io sono tornato indietro per vedere che non ci fosse Henry. Andiamo a vedere Arnie, come cacchio si chiama. Andiamo a vedere che non sia lì sopra, dopo che abbiamo scassato il gioiosissimo Horace là sotto nel laghetto del Pua Pua là sotto. E poi ce ne andiamo. No, rimane la pietra prismatica. Ok, perfetto. Praticamente ho farmato tipo 34 medaglioni del sole. Mi è stato detto da Vassilio a suo tempo che 30 sono più che sufficienti per completare il patto quando ci imbatteremo. Quindi amen. Con le anime raccattate sono salito di un paio di livelli. Credo di aver fatto di aver aumentato il peso trasportabile, la vita e destrezza 1-1-1, qualcosa del genere. Non ho fatto granché, perché comincia a costare un po' la roba. E comunque medaglioni del sole ne avevo, non ho raccattati 34 tutti insieme. E quindi niente, non indossiamo la corona perché è pesante, la volevo e basta. E poi a suo tempo vedremo se sarà il caso di indossarla. Io ispeziono, perché adesso siamo armati di bracciole. Magari vuoi mai che trovo degli NPC che vengano a aiutarmi con sto topodrillo che ci aspetta. Fra l'altro ho anche potenziato un pochino, arrivi? Ho anche potenziato un pochino l'arma. Scusate, così in ignoranza, ma se io la bambola la metto nell'inventario posso? No, gli oggetti chiave non si possono mettere nell'inventario. Ok, era una domanda abbastanza stupida. Allora, la magia non gli faceva una shaker, vero? Beh, tutto gli fa una shaker, credo. Aio! Ma sei scemo! Bucato! Mi ero dimenticato di quanto fossi noioso. Ok. Sei un po' inviperito, eh. Ti hanno rubato la pallina! Aia! Si incazza, raga, questo si incazza. Ok, no, non è una persona spiritosa. E soprattutto vorrei farvi notare che non è una persona. Diamoci il giusto tempo, diamoci una regolata con la stamina. L'abbiamo seccato. Occhio destro del sacerdote. Ah, quindi gli occhi del sacerdote sono due anelli diversi. Fico! Oh! Anello maledetto donato dal gran sacerdote Sullivan ai suoi cavalieri. Potenzia gli attacchi se effettuati senza sosta. I cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti in un incubo di guerra e sangue, trasformati in bestie rabbiose. Non stupisce che il gran sacerdote doni questo anello solo chi viene inviato in terra straniera. Ci piace! Io rinuncio sapientemente. Sforiamo col carico, merdacchio. Uffa. E allora, se mettiamo questo. No, non voglio rinunciare al mio anello preferito di sempre, per sempre per mai. Piuttosto ci leviamo i guanti, ci leviamo i pantaloni e ne mettiamo di più leggeri, che questi pesano un botto, lo so io. Guarda te, se devo star lì a svuotare le tasche, peggio che prendere un volo low cost. Ma porca miseria. E sì che ho portato vigore tipo a 21. Ho sforato anche il tetto del 20. Vabbè. Ok, vediamo un po' questo anello come cambia un po' la solfa. Allora, vediamo un po' questo posticino cosa ci riserva. Ho paura che ci riservi un po' troppa roba invisibile. E sarà un ditazzo nel sederino. È un falò quello? È una nebbia?
Siamo stati invasi. Cosa è sta cosa? Oh beh, certo che scemo, è la barriera invisibile che potevamo varcare se avevamo la bambola. Preso un muschio blu ghiaccio. What is muschio blu ghiaccio? Ferma l'avanzata del gelo e cura congelamento. Beh, abbastanza ovvio, visto che le altre cose curano veleno, pistufoli e dissenteria. E voi direte, non c'è lo status dissenteria. E allora perché io mi cago addosso ogni 3x2? Eh? Avanti, spiegatemelo con parole vostre. Muri invisibili. Invisibili sto cazzo, li vedo tutti. Allora, da questo luogo quante strade partono? Una. Una semplice strada, una sola. Bene. Due falò così ravvicinati, in mezzo a un ponte. Prima di salire, io darei un'altra occhiatina in giro. Tipo, questo cunicolo del cacchio, a che serve? Sento un rumore di zoccoli che non mi piace. Ecco, vedete che a sbirciare si trova sempre roba che non si aveva visti prima. E si può tornare indietro ed emette lo stesso suono. Curioso. No, sia mai che compaia roba invisibile, eh? Per quello che... No, parrebbe di no. Là sotto c'è roba. Noi siamo pervasi dalla gioia. Logicamente io vi ricordo sempre che io gioco esattamente come giocherei se fossi a cacchi miei, quindi mi permetto di perdere qualche secondo per sincerarmi di cose che penso, o pensare per cose che mi sincero, o per dire cose stupide e farne di altrettante. Cioè, la meccanica è sempre quella. Va bene. Qui non si apre, non si chiude, non si entra, non si esce. Bisogna andare di qui. Allora, io spero vivamente che le cose non siano tutte invisibili. Bene. Ok. Io speravo di trovarci del caprino. Caprino inteso come formaggio di capra. Urca! Amiche e parenti della danzatrice, presumo. Fortuna che si stunnano. Ammappete. Buongiorno, e che bella spada, mi piace un frappo. Ma è quella che abbiamo anche noi, che non userò perché giustamente è inutile andare a causare. Che brutto modo per morire. Non invido le tue rotule, guarda, veramente mi dispiace. Che brutti rumori. Non so se anche voi sentite quello che sento io, ma Zebello no, Zebello no. Sembra gente che si fa i gargarismi proprio con i gomiti. Allora, io prediligo l'attrarti simultaneamente e poi insifonartela con allegria e magari un briciolo di cordialità. Mi piace tutto di voi, la figura longilinea e slanciata. L'armatura, l'arma. Cos'è tutta questa sofferenza? E soprattutto cos'è quello? Ok. Lo sospettavo, questa sarà la shortcut. Quindi abbiamo i ministri sinistri col pollice destro anche di qui. Abbiamo una scala che sale. Ah, fico. Abbastanza chiara la situazione. Notare il dribbling. Grazie. Spada. Posso far scattare il vaffanculio? No, così è. In scioltezza. Dimmi che è la stessa. Silver, devi sempre pazientare e non comprare mai nulla. Prima o poi qualcosa ci piove sul sedere, eh. Io vado troppo sciallo. Guardate che bella la nostra ombra sulla neve. Viene quasi da andare a fare una settimana bianca.
Però stavo riflettendo, una settimana bianca laddove il tempo è distorto, quanto dura? Un fottio. Ok, vabbè, la smetto. Allora, quello è un ciccio tizio ammazzabile. Prima o poi colpirò un NPC, lo so. No, è un palo della luce. È un palo della luce. Ma abbiamo qualcosa che, tipo l'anello che ci protegge dal congelamento, dagli spifferi, dalle gonadi congelate? No, fuoco, veleno, sanguinamento e pupurina, no? Niente, niente che ci possa interessare veramente. Allora, continuiamo con la nostra tattica del restare sotto una certa cifra di peso, andare di attacchi veloci e leggeri, un'impepatina di cozze. Non ci posso credere che... Non ci posso credere mai che non posso andare di lì. Che cavolo... Sarà... Vuoi vedere che è la via del ritorno come Ilium Lois? Cos'è? Perché gli fuma il cervello? Esplosivo? Lei esplode? Guardi, mi fido a tirare una saraccata nelle scapole per il semplice fatto che ho visto non essere solo. Che bella chioma! La voglio anch'io. Non vorrei esagerare con l'ottimismo, ma una volta che ci si è presa confidenza, questa mi sa che è una buona zona per farmarcela, beh, devo sempre contare che obiettivamente il topo l'abbiamo già scassato. Per fortuna che tengo lo scudo alto a prescindere. Lancia fiamme e spacca cazzi. Hai capito, Ciccio? Ah, curva anche. Tutte le piromanzie di Gesù le ha lui. Bene. Ok. Vai. Che bella situazione del Menga. Guardate i non morti come sono attratti dalla sua figura, dalla fiamma, credo. Direi che per un secondo possiamo anche fermarci a bere qualcosa. Giusto perché. Ok, vai. Via. Ok. Sentono calore. Questo luogo deve essere una festa per i piromanti. Cioè il fatto di avere magari la fiamma della piromanzia li attizza come sifoni. Germoglio di fiore verde e grande anima di un cavatappi senza nome. Quanti cazzarola sono? Grazie signore delle frecce che mi hai consigliato. Voi non avete visto niente. Grazie signore delle frecce che mi hai consigliato di comprarne a pacchi. Perché loro non sono fortissimi, ma il fatto che siano a branchi non mi sconfinsera. Ci va di lusso che noi siamo abbastanza fortini. Ecco. Cerchiamo di attirarli con somma cautela. E dovizia di gomiti. Ok, vai. Sono bei posti, sono bei posti. Poi queste sono tutte quelle cose che quando ti sei fatto la giusta esperienza, come sempre, te le lasci, Credo che basti non farsi prendere troppo dalla fretta. Ok. Vai. Ah, non è bastato. Merdacchio. Danno ne fanno, Danno ne fanno, ma non hanno alterazioni di stato, quindi sono meno infingarde di quanto osassi pensassi. Perfetto, perfetto. Guarda te che bella roba. Allora, queste sono tutte zone non esplorabili, mi sa, perché non ci vedo vie d'accesso. Guardate come tutto sembra un po' a metà fra Anor Londo e il villaggio di Babbo Natale. È fantastica sta cosa. Io esibisco sempre la solita cautela perché ve l'ho detto, so che prima o poi arriverà qualcosa dall'alto. È per forza così. Ok.
Merdacchio. Ok. Guarda, sei stato abbastanza chiaro. Il range d'attacco di sti cosi è veramente odievole. Però vediamo, vediamo. Aio. Abbiamo capito che ce l'hai con me. Pozza. Vediamo, vediamo sempre se riesco a attuare il mio piano di conquista del mondo. Aio. Ho fatto una ruzzolata di troppo e il suo attacco ci ha colpito addirittura due volte. Va bene così, guarda. Aia. Sti cazzi. Credo di aver usato due pozioni invece che una. Come quelli stupidi, come quelli stupidi. Ok. Se te dai una calmata. Giorgio! Smettila, per l'amor di Dio! Ma la domanda è: questi attacchi flambè, se lasciati al loro destino al suolo, possono causare nocumento a quei non morti spadofori? Io vi informo che sto usando frecce avvelenate per niente, perché il tizio non si avvelena. Però fatto con la debita calma. Palle. Perso anche l'attimo fuggente. Rischiamo di morire per cose stupide adesso, Aspetta un po'. Ammazza. Tenace, resistente e morbido. Allora, le frecce, quelle un po' più forti, non fanno la men che minima differenza. Eccola. D'acchio. Io logicamente ho detto vado al freddo, mica mi metterò le protezioni per il fuoco. Vabbè che ero sempre a tempo a farlo, Però 10 minuti qua, 10 minuti qua. Non oso immaginare se non fossi un tizio prevenuto quanto malculo ci avrebbe fatto costui. Vai. È morto. Per la gioia delle nostre gonadi. Guardate cosa ci ha ciucciato. Tipo 10 fiaschette Estus. Maremma maiala. E ladra in pesta. Senza che ne troveremo un altro fra 10 metri. Controllo sempre tutti gli spigoli perché si sa mai. Certo, certo, ovvio, perché no? Bottanazza! Volevo beccare l'altro, scusi, non ce l'avevo con lei direttamente, volevo parlare col suo collega. Non sto passando il quarto d'ora, ecco, ho raccolto qualcosa che non so. Ah, malocchi. Bene. Non ci serviva altro per essere felici. Bene. Non ci serviva altro per essere felici, dicevo. Oh, va che bello sapere che possiamo anche interromperti il lancio della gioia. Tempismo perfetto. Magari non so fare i perri, ma almeno ogni tanto i riflessi, Mica sempre, non prendiamoci troppo l'abitudine. Allora, frammento grande di titanite e adesso ci prendiamo un secondo attimo e cerchiamo di capire che cazzarola di oggetto. Sembrava un osso di zebù.
No. 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 Cosa minchia abbiamo raccattato? Devo riguardarmi il video. Quante cavolo di anime abbiamo a Vanvera? Fottio, benissimo, benissimo. Sono i cosiddetti bei momenti. Lucertolina di cristallo, quindi. Impronte. Anche i fantasmi se menano? No. I fantasmi stanno andando di là e lì c'è roba grossa, bruta e cattiva. Scala di qui. Porticina di là, scala. Ok. Oggettino. Tutta roba che torna buona per poi incasinarsi la vita. Quindi si può salire. Sapete voi che se si sale di lì e si scende di là è decisamente meglio, è palese la cosa. È telefonatissima. Sono io che non lo farò. Sarebbe stato fico, molto fico. Nico fico. Va bene. Allora, tu non hai un punto di fuga, quindi sei una trappola di quelle bastarde. Cosa mi arriverà alle spalle ora? C'è qualcosa che sbraita e corre. Urca. Sta arrivando il comitato d'accoglienza dei piccoli bambini dell'Antoniano di Ifiril. Io vediamo se mi nascondo e mi splafono. Anche perché Luciadoras, voi non ve ne siete accorti. Ma è già ora di salutarci. E devo farlo sottovoce perché sennò quelli ci fanno le chiappe a strisce. Quindi Luciadores in questa situazione del mega con due fiasche Estus, benissimo. E cose grosse che vogliono venire a farci le chiappe, tipo un vicario col crocifisso incrociato, infuocato e incendiato. Va bene, Luciadores, io vi saluto qua, che è meglio. Ciao ciao!